Allora, è arrivato il momento di giudicare un po' quello che abbiamo visto alle 3 2021. Mio caro Marcello, noi ci siamo messi un po' d'accordo sul tirare le somme in maniera un pochino schematica, ovvero abbiamo pensato bene, secondo me, di parlare per flop e top, due per campo, pescando da un gioco, una da un gioco, una voce da un gioco e l'altra da un publisher che ha tenuto una conferenza. Allora, io partirei da te e dal tuo primo flop. Il mio flop è uno e uno soltanto, si chiama Halo Infinite. Halo Infinite perché è stato il flop di questo E3 per quanto mi riguarda? Perché le aspettative a volte sono così alte dietro a un gioco che non puoi ignorarle. Dopo la presentazione fallimentare dello scorso anno, che ricordiamo tutti anche con i meme di Craig il Brute, e quel comparto tecnico che effettivamente non faceva credere al miracolo, tanto che a seguito della presentazione Xbox e 343 Industries sono state costrette comunque a posticipare il gioco, a decidere di prendersi più tempo per renderlo accettabile, per far sì che fosse un titolo della saga di Halo degno di essere chiamato tale. Ma mostrarlo in questo modo, non che sia stato mostrato male, perché del resto il multiplayer free to play sembra comunque sensazionale, terrà banco nei prossimi mesi in maniera sorprendente. Ma è come se, per quanto riguarda la campagna, che da sempre, quantomeno 50 e 50, è sempre stata tanto importante quanto il comparto multigiocatore, a differenza magari di un Call of Duty, l'hanno voluto mettere da parte quasi avessero avuto paura di mostrarlo. A me questa cosa ha dato un po' fastidio, perché comunque, durante una conferenza così importante come quella di Xbox e Bethesda, dovevano mostrare il gioco, dovevano far vedere che la campagna epica è davvero la campagna che i fan dei primi Halo aspettano, specie quelli che hanno amato la trilogia originale di Bungie. Io volevo vedere effettivamente qualcosa in più, non un piccolo segmento che effettivamente mi mostra poco o nulla. Poi la data d'uscita, cioè tu non puoi mostrare un gioco così importante già posticipato e non dare in pasto ai giocatori una data d'uscita concreta, quantomeno una finestra concreta, perché dire che uscirà entro l'anno vuol dire tutto e niente, lo sapevamo. Ma dacci una data, come se avessero avuto paura, come se magari stessero aspettando anche che la concorrenza, cioè Sony con Horizon Forbidden West, faccia la prima mossa, decida quando far uscire Horizon, e dopo saranno loro ad annunciare la data di rilascio di Halo Infinite. Questa cosa mi ha fatto storcere il naso. Quindi, per me, Halo Infinite è la delusione di queste tre 2020. E invece per quanto riguarda un top. Per quanto riguarda un top, e in questo caso parliamo di una casa, di una major vera e propria, ci metto Nintendo. Ci metto Nintendo perché comunque nel suo Direct è riuscita a, come dire, organizzare una serie, una sequela di annunci ben fatta, ben strutturata. Sì, mancava magari quella chicca in più, quella sorpresa in più, che poteva anche rispondere al nome di Metroid Prime 4, ma in ogni caso, appunto parlando di Metroid, è stato comunque annunciato un nuovo episodio della serie classica, a sorpresa. E del resto non era scontato, perché molti pensavano che potessero tranquillamente rivelare la Metroid Prime Trilogy, oppure la Remastered di Samus Return uscito su 3DS, invece no. Invece abbiamo a tutti gli effetti un nuovo capitolo della saga di Metroid a 19 anni dall'uscita dell'ultimo. E non è comunque una cosa da sottovalutare, senza contare comunque una valanga di titoli incentrati anche sul multigiocatore, anche il ritorno di WarioWare, anche il ritorno di Advance Wars e soprattutto Zelda. Zelda che finalmente Breath of the Wild 2 è stato mostrato con un filmato mozzafiato che in ogni caso ha sorpreso e ha lasciato di sasso anche me, perché in ogni caso parliamo di uno dei giochi più importanti degli ultimi 15 anni, 20 anni. Il primo Breath of the Wild, per quanto mi riguarda, è uno degli open world più seminali di tutti i tempi, è l'open world per eccellenza. E ce ne sarà, ne dovrà passare di acqua sotto i ponti prima che un gioco simile riesca a scalzarlo. Ma in questo caso abbiamo un gioco che sì, appare molto simile
al primo Breath of the Wild, ma in ogni caso sembra davvero straordinario anche dal punto di vista visivo, dal punto di vista estetico. Questa volta potremo esplorare i cieli sopra Hyrule, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di più interessante. E con questo titolo si è chiusa una conferenza, secondo me molto buona, con delle idee molto chiare e strutturate in maniera brillante. Ripeto, senza stravolgere chissà cosa, senza enormi colpi di scena, ma una conferenza cotta e mangiata, ben fatta, ben costruita, in perfetto stile Nintendo. E così avrebbero dovuto fare anche altre case di sviluppo, tra cui Capcom, la cui conferenza è stata abbastanza deludente. Nel mio caso il flop è stato Bandai Namco. Bandai Namco, ma è un po' il simbolo, è un po' il simbolo di tutti, di tutto quello che non è andato alle 3, di tutto quello che non ha funzionato alle 3. Ovvero stiamo parlando di una serie di publisher in cui tu mettevi anche Capcom, giustamente, ma poi Bandai Namco ha scavato ulteriormente in quella fossa, no? che era stata già preparata, perché sostanzialmente stiamo parlando di un editore che ha 600 milioni di giochi in uscita, Scarlet Nexus tra una settimana, Tales of Arise, Elden Ring, giusto per fare 3-4 nomi, ma se pure non mi vuoi dire un ballo Elden Ring, hai 600 milioni di giochi in uscita, e non riuscire neanche a completare una mezz'ora di slot, fare solo 10 minuti di House of Ashes, per quanto House of Ashes fosse stato preannunciato come focus di questo eventino, francamente mi pare veramente un brutto gesto nei confronti sia dell'organizzazione sia dei giocatori che devono assistere a questa cosa. Cioè, a me sembra evidente che Bandai Namco, così come tanti altri publisher che fanno parte dell'ESA, che è l'ente che organizza le tre, a me sembra che quest'ESA abbia pregato in ginocchio a tanti di dire: fammi sto stream, riempimi il calendario, metti il tuo nome qua. E loro abbiano detto: ok, vedo che cosa posso fare. Però ripeto che un editore come Bandai Namco se ne esca con 10 minuti di evento, quindi manca uno slot da 30 minuti come ha fatto Capcom, che ha riempito in qualche modo, a me francamente pare completamente fuori luogo e pare non allineato con i tempi e con la comunicazione che si sta ponendo adesso. Cioè, io, come dicevo prima, nel caso di Sony non vedo perché dovrei venire a nobilitare il tuo evento con i miei annunci. Cioè, io ho tanti annunci, ho tante cose da dire, che poi magari un annuncio può piacere, un altro sì, un altro no, però Sony, lo sappiamo, è un platform che ha tantissime cose da presentare per quest'anno e per l'anno prossimo, perché dovrebbe venire a mettere al servizio tuo la roba sua? È un po' come è stato con la Super League, con i club di calcio quest'anno, no? Alla fine il ragionamento è quello: io ho la mia roba, ho il mio circo, il mio circus che può girare da solo, perché dovrei venire da te a portarti la mia roba e farti fare soldi a gratis? È un ragionamento, secondo me, al quale sia Microsoft che Nintendo, per quanto siano iper aziendalisti con l'ESA, presto o tardi arriveranno pure loro. E invece, per quanto riguarda un top, il mio primo top è Metroid Dread. Quando te l'ho detto prima ti ho sorpreso. Già. Però chi mi conosce sa che per me questo tipo di gioco in 2D è proprio la morte di Switch. Sia in portabilità che fissa, chiaramente, ma più in portabilità, più al volo. Peraltro il primo gioco di Metroid con una storia nuova da 19 anni, quindi roba di non poco conto. Ci tornano a lavorare i ragazzi di Mercury Steam, quelli di Samus Returns, quindi c'è dell'hype. Poi a me una cosa che esalta degli annunci in generale è quando mi dicono: guarda, questo esce adesso, pure per esempio nel caso di Redfall di Arkane, guarda che questo esce in estate 2022, cioè tra un anno, è pochissimo. Metroid addirittura esce a ottobre, quindi mi ci ficco proprio. A me gran parte dell'hype che genera un annuncio è legato al fatto di quando questo annuncio verrà concretizzato. Nel caso di Metroid abbiamo un gioco che volevo, perché volevo un Metroid 2D, e abbiamo il fatto che esce a ottobre. Per me è day one a mani basse, non so come la vedi pure tu. D'accordissimo, spero. Sul punto relativamente al fatto che Switch e 2D sono una accoppiata perfetta, poi sembra anche delizioso dal punto di vista grafico ed estetico, ricorda molto Samus Return, questo 2D e mezzo, quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te. Metroid Dread è anche nella mia lista acquisti di fine
anno. La lista della spesa. Esatto. Sì, che poi cioè, alla fine, come abbiamo visto, la lista della spesa non è che si sia allungata particolarmente tanto, nel senso giochi che non conoscevamo già prima, non è che ce ne sono stati. Però quando è in questo caso qua, come io ci metto nella stessa cerchia anche la conferma di Shin per quest'anno con la data di novembre. Per me è un'ottima notizia, ma ripeto, quando tu mi aggiungi, per me questo conta molto nella valutazione di un evento. Cioè, io dicevo, quello di Nintendo non è stato un evento esaltante, ma nel momento in cui tu mi hai messo, per i miei gusti, mi hai messo Metroid e mi hai messo Shin, mi hai dato quello che bene o male, una cosina di Zelda me l'hai data, io sto a posto. Certo, l'altro flop era Capcom, come avevo anche già accennato prima, perché è stata una conferenza come per te, Bandai Namco, per me la casa di Mega Man. Cioè, non puoi sfruttare quel tempo a disposizione, che non era neanche pochissimo, per mostrare paradossalmente nulla. La cosa più attesa, magari il DLC di Resident Evil Village, annunciarlo, ma non farmi capire neanche di cosa si tratta. No, non va bene. Anche lì, magari una piccola chicca, una sorpresina, un qualcosa, quel fantomatico Marvel vs. Capcom, niente, totalmente niente. Anche una compilation di video vecchi, niente, completamente niente. Quindi uno spreco totale di tempo, una delusione totale, anche perché Capcom, come abbiamo detto più volte anche durante le nostre live, è una delle software house nipponiche che negli ultimi anni è riuscita tanto a recuperare terreno, ha veramente portato titoli su titoli, giocone su giocone, quindi vederla un attimo arrancare in questo modo nel corso delle tre è stato un pochino fastidioso, però ciò non toglie che la curiosità verso il nuovo DLC di Village c'è, quindi quando avremo modo di vederlo e di capire di cosa si tratterà, saremo ben lieti di accettarlo, però fino ad allora spallucce. Ci si aspettava di più, diciamo, ma magari anche un teaser, no? Per far capire su che personaggio sarebbe stato incentrato, su che ambientazione, no? Esatto. Io paradossalmente speravo in un nuovo boss, in una nuova sezione che potesse ampliare quella dei già i villain presenti. Considerando, faccio un azzardo, considerando che i mostri Resident Evil Village strizzano l'occhio, diciamo, le creature classiche dei romanzi gotici, ce n'è una in particolare che manca e non è stata inclusa, visto che abbiamo la versione di Dracula, quella di Mitrescu, abbiamo poi Frankenstein riletto in chiave Capcom, ma ce n'è una che manca, che è la mummia. Effettivamente manca la mummia di Resident Evil Village, manca quella creatura che ti rimanda un po' alla classica mummia. Quindi vediamo se nel DLC possano includere questo mostro, tra virgolette, classico della letteratura, visto che l'hanno fatto con gli altri boss, con gli altri villain, lo possano fare anche per quanto riguarda la mummia. Ma il mio è chiaramente solamente un azzardo, è solamente un desiderio fine a se stesso, però vedremo, vediamo se ci ho preso anche stavolta. Va bene, invece l'altro top che avevi selezionato? L'altro top è un gioco ed è chiaramente Elden Ring. Elden Ring che si è mostrato, secondo me, in tutta la sua potenza visiva, nonostante alcune critiche verso un comparto grafico vecchio, che sinceramente trovo del tutto ingiustificate, perché in ogni caso parliamo di un gioco sviluppato con in mente la vecchia generazione di console. Ma il bello è che, nonostante tutto, ancora c'è questa corsa alla grafica, quando in realtà giochi come Breath of the Wild hanno dimostrato che a volte non serve. Ma i Souls-like in genere hanno dimostrato che non è necessario uno sfarzo tecnico incredibile, serve un'estetica magnifica, serve un'ambientazione coinvolgente, servono anche delle meccaniche di gioco rinfrescate, che è quello che Elden Ring sembra avere, perché tutte le sezioni a cavallo, una faccenda un pochino più open world, sembra finalmente spezzare le catene dei vecchi Dark Souls, dei vecchi Demon Souls, abbracciando di più quella filosofia di Sekiro, che sinceramente aspettavo di trovarmi. Bello, bello, è un Sekiro che abbraccia il dark fantasy di Demon Souls e Dark Souls con il tocco di Martin, di George Martin, che è lo scrittore del Trono di Spade. Quindi avremmo un prodotto sicuramente visivamente splendido, esteticamente splendido e narrativamente molto ricercato. Io, francamente, pollice alto, una bella presentazione. Certo, divenuta un meme per via dei continui posticipi, leak dei vecchi trailer, eccetera, eccetera. Ma eccolo qui, finalmente, con data di uscita, gennaio 2022, la promessa, tra l'altro, di Bandai Namco di renderlo un franchise a 360 gradi, quindi potremmo vedere anche serie TV,
spin-off, evviva! Un nuovo filone di titoli, che bello, meraviglioso, evviva il The Ring! Hype! Io come flop, ma lo dico giusto proprio per... non perché il titolo mi ispiri un flop, ma proprio per quello che tutto quello che è successo attorno al gioco è un po' il gioco così come è stato esibito, ovvero Stranger of Paradise, lo spin-off di Final Fantasy Origin. Cioè, a me, cioè, io apprezzo molto il fatto che Square pubblichi subito le demo agli annunci. Lo fa spesso su Switch, ha portato questo metodo anche sulle console di nuova generazione, su PC, bla bla bla. Lo apprezzo moltissimo. Però sta cosa che tu mi hai fatto uscire una demo, per un giorno non è stata giocabile per qualche ragione, cioè hai portato su PlayStation Store i file corrotti praticamente, che poi, aperta e chiusa parentesi, Sony che fa tanto la come ti posso dire, l'irreprensibile con CD Projekt per Cyberpunk sul fatto che non deve essere pubblicato per la base PlayStation Store, poi mi fai arrivare i file corrotti su, cioè è un po' un controsenso sinceramente. Però vabbè, detto questo, quello è il primo flop, mi dispiace, è il primo flop. Il secondo è che effettivamente l'accoglienza che c'è stata è stata abbastanza giustificatamente un pochino tiepida, perché questo gioco fondamentalmente, al di là del comparto che gente diceva PS2, PS3, no? A parte questo, che io sono d'accordo con le osservazioni che facevi con Elden Ring, ovvero il gioco, specialmente quando arriva da certi autori come From, come Team Ninja, sono giochi che vanno giocati prima di giudicare, e infatti anche per questo secondo me hanno messo una demo. Però il comparto grafico in una presentazione alle 3 fa molto. Cioè, se tu hai sta roba per le mani, magari fai un trailer, non lo so, spendi due soldi per una computer grafica, non lo so, non ho idea. Però presentarlo così ti arrischi molto e non rendi neanche giustizia poi a quello che può essere il gioco. In generale io penso che un titolo del genere, che ambisce poi a essere un prequel, un retcon, ripensamento, come lo vogliamo chiamare, soft reboot dell'originale Final Fantasy, te lo puoi giocare molto meglio, anche come per esempio Art Direction. Cioè, sembra praticamente Devil May Cry, quello di Ninja Fiori, fondamentalmente. Cioè, non lo so se è stata proprio a fuoco la produzione. Poi per carità ci sono i Mamma Santissima di Square dietro, quindi Nomura eccetera, quindi per carità. Cioè, mal che vada, non so, penso la vedrai uguale, mal che vada la responsabilità se la prende Nomura, che ha le spalle larghe da questo punto di vista. Sì, esatto, non sarebbe la prima volta che gli piove un pochino di fango addosso. Il mio ultimo top invece è la conferenza Xbox. Io sono d'accordo con tutto quello che dicevamo prima, ovvero che non è stata una conferenza esaltante. Io la metto un pochino sopra quella di Nintendo, obiettivamente, perché ha più prospettiva. Però non è che mi abbiano scaldato il cuore né l'una né l'altra. Però la cosa della conferenza Xbox è che paradossalmente mi entusiasma di più quello che non c'è stato rispetto a quello che c'è stato. Ovvero il fatto che Microsoft non abbia dovuto usare questa conferenza per costruire la prospettiva della piattaforma e della sua filosofia e del suo catalogo. Sono rimasti fuori Hellblade, Avowed, tantissimi altri giochi, Fable, Perfect Dark, che erano stati presentati, sono stati tenuti fuori proprio perché si è valutato che non ce ne fosse bisogno, perché magari sono ancora da attendere per qualche altro anno, e comunque è uscito uno show di alto livello. Poi che non abbia entusiasmato me ci può stare, perché magari, sai, siamo abituati a ben altri tipi di E3. Però è uscito un evento di livello, pur tenendo fuori tutto quello che è stato tenuto fuori. Quindi a me paradossalmente basta questo per portare la conferenza Xbox e Bethesda tra i top, semplicemente perché quello che c'è fuori è veramente di un livello di interesse, al di là della qualità che valuteremo, pazzesco. Quindi mi viene organizzato un E3, che è un evento importantissimo, lo sappiamo, almeno in teoria, senza la necessità di tirare in ballo i grandi nomi per fare uno show. Ti posso dire per esempio che nella generazione di PS4, che giustamente ha premiato Sony, non c'era questa potenza di fuoco, perché abbiamo visto per 3-4 anni Sony ha portato sempre gli stessi 3-4 giochi agli eventi,
e l'ha fatto in maniera spettacolare, perché ricordo ancora la presentazione di The Last of Us parte 2 con la suonatina, insomma, della colonna sonora, il gameplay next gen 3-4 anni prima praticamente. Sono Esatto. stati momenti memorabili, ma alla fine, come abbiamo visto, Microsoft ha una varietà e un'ampiezza di catalogo che ti fanno dire: molto figo quello che ho visto, e chissà quello che ancora non ho visto. Cioè, è roba che veramente ti lascia un pochino così entusiasta per quello che non hai visto, che è un po' un paradosso, ma con quello che sta succedendo adesso è un po' la realtà. E poi va premiata, secondo me, a parte Starfield, a parte l'entusiasmo per un Halo multiplayer che sta per arrivare e tutto il resto, va premiata anche la filosofia che Microsoft ci sta mettendo finalmente nel gaming, ovvero questo tipo di concezione di esclusiva che va oltre l'esclusiva. Sostanzialmente, Microsoft potrà acquisire chi le pare e piace, ma non escluderà mai i giocatori. È un po' come il discorso di Bethesda su Starfield, che abbiamo riportato qualche giorno fa, ovvero Howard che ha detto: in realtà noi non stiamo rinunciando a una base di utenza, ma la stiamo ampliando in maniera drammatica, proprio perché adesso, se fosse finita, per esempio, Bethesda in mano a Sony, sarebbe uscita un'esclusiva PS5, una nuova IP, no? E invece, in questo caso, finirà nelle mani Starfield, o come di Elder Scrolls, eccetera, finiranno nelle mani di miliardi di giocatori grazie al cloud, grazie alle console e grazie al PC. Quindi, da questo punto di vista qua, è stata un'esibizione solida che ha esibito appunto una filosofia, secondo me, nuova, fresca e vincente. Ma soprattutto poi è un'esibizione che ha lasciato tanti tasselli, no, da mettere dentro il mosaico Xbox, che rende veramente felici e entusiasti per quello che potrà succedere in futuro su questa piattaforma. With the signs but do you ever try but from the right side put it up in your mind but do you ever try but from the left side